No all'accanimento terapeutico, è un neurologo del Gemelli dice, i miei pazienti sono lasciati liberi di morire. Manuela Lucchini. Far vivere una persona malata di SLA che non riesce più a muoversi e neanche a respirare, grazie solo a una tracheostomia, un'apertura per il passaggio dell'aria direttamente nella trachea, e a un tubo in gola. Il neurologo del Gemelli che segue questi malati, Mario Sabatelli, non ci sta. E in un'intervista sul Fatto Quotidiano, ripresa da quella rilasciata in video a Simonetta Tortora per l'associazione di malati di SLA Viva la Vita Onlus, dice: Io ti offro una terapia che è efficace, che è appropriata. Quanto peso ti do in più? Quanta sofferenza ti do in più con questa terapia? alla domanda se al Policlinico Gemelli avessero mai rinunciato a questa terapia così invasiva, Sabatelli ha risposto: Abbiamo cambiato il piano terapeutico in persone che facevano ventilazione per 24 ore su 24 e che ci hanno chiesto di smettere. E previa consulenza si è proceduto alla sedazione e alla sospensione. il neurologo ha detto di rifarsi al codice deontologico, anche se ogni decisione va ovviamente presa secondo la volontà del paziente. Massimo Antonelli, direttore rianimazione del Policlinico Gemelli, ha tenuto a precisare: qui da noi nessuno è mai lasciato morire, nessuno mai abbandonato a se stesso. Da parte sua, il neurologo Simonelli lamenta il fatto che tuttora manchi una legge sul fine vita e invita i politici a prendere al più presto una decisione definitiva. Un paziente che sta soffrendo in una situazione oggettivamente, sproporzionatamente, con un tubo in gola in cui uno è arrivato a non sopportare più la situazione e dico che ma la legge non è chiara e quindi stai lì e crepa. Ma per favore.